Buon salve a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Io sono Carlo Fortino per lo staff di Ultimate Team FIFA Italia e oggi siamo qua con la player view del mostro, del ratto, dell'animale Luis Suarez, Team of the Season. Ecco, ho rubato a Rocco la recensione, non me ne sono pentito per niente perché in un primo momento questo giocatore non mi piaceva per niente, ma poi nel momento in cui ho saputo apprezzarlo al meglio e utilizzarlo al meglio, allora lì sì che è cambiato tutto e posso dire davvero che questo giocatore è ai limiti della perfezione. Iniziamo subito a parlare della velocità, con 92 sulla carta, con 98 di accelerazione e 88 di velocità scatto. La velocità scatto è sì buona, perché comunque è un giocatore molto 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 veloce anche dopo aver cambiato il passo, ma nel momento in cui cambia il passo lì è il momento in cui lui riesce a superare il difensore, perché il difensore nel momento in cui lui cambia passo non riesce più a capire quanto deve correre, se deve stare fermo, in che direzione deve andare. Quindi l'accelerazione è un pro. La velocità scatto è comunque un valore molto molto buono, anche perché ha 88, ma non l'ho inserita appunto nei pro perché non è all'altezza, diciamo, di questo giocatore, anche se è un valore molto 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 buono. Parliamo ora del dribbling, con 96 di agilità, che è un pro perché è un giocatore molto molto agile che riesce a districarsi tra le difese e ha dei movimenti molto molto rapidi. 99 di riflessi, 99 di controllo palla, 99 di dribbling. Ho 99 strade per dirvi che il dribbling è fantastico. Perché? Perché ha tutto il 99, cioè il dribbling probabilmente è uno dei migliori dribblatori del gioco insieme a Santi Casola, Team of the Season. È pazzesco, grazie anche alle 4 stelle skill che anch'esse sono un pro. È un giocatore che può partire tranquillamente da metà campo, barra dalla tre quarti, farvi una pazzesca serpentina sia con le skill che con l'agilità, che col controllo palla, che col dribbling secco, con tutti i dribbling del mondo che volete. Potete anche inventarne di nuovi, ma lui riuscirà sempre a superarvi i difensori, a meno che non ci sia un muro che temporeggia e magari riesce a entrarmi in scivolata, ma molto molto raramente succede ciò. Poi abbiamo un 67 di equilibrio che comunque passa abbastanza in secondo piano dato che la forza fisica è 90. Parliamo ora del tiro. 99 di piazzamento, 99 di finalizzazione, 96 di potenza tiro, 93 di tiro dalla distanza, 97 di tiro al volo, 97 di rigori e 99 di tiro ad effetto. Anche qua c'è poco da dire del tiro. 99 di piazzamento con work rate alto medio, pazzesco, in area nel momento in cui o deve ricevere un passaggio oppure deve ricevere un cross, è sempre al posto giusto nel momento giusto. Infatti riuscirà anche eventualmente, se un vostro compagno tira, riuscirà sempre a mandare in porta il pallone perché ha proprio il sesto senso dell'attaccante. Poi abbiamo 99 di finalizzazione, davanti al portiere sbaglia davvero davvero raramente, e se sbaglia la palla gli ritorna sui suoi piedi e la rimette dentro in porta come in questa clip. Quindi anche la finalizzazione niente da dire, è un 10 anche per la finalizzazione. Potenza tiro 96, sia dall'interno dell'area che da fuori area, o buca direttamente la rete oppure spezza le braccia al portiere, perché infatti spesso i portieri contro Suarez compivano dei miracoli oppure prendevo dei pali assurdi, ma comunque anche i gol di potenza riesce a fare tranquillamente o altrimenti impegna davvero davvero tanto il portiere. 93 di tiro dalla distanza, ne ho provati diversi, sempre nello specchio della porta, questo è scontato. Me ne è entrato uno a giro, pazzesco, traversa gol che vedrete sulla fine delle clip. E devo dire che anche il tiro dalla distanza è un punto a favore di Suarez. 97 di tiro al volo, ho realizzato due tiri al volo, uno ha preso il palo interno di sinistro e l'altro è entrato senza troppe pretese. 97 di rigori non ne ho tirati e 99 di effetto, sia in area che fuori area riuscirà o a segnare o comunque a impegnare veramente tanto il portiere. Questo giocatore è davvero davvero pazzesco e raramente tira fuori, ve lo dico davvero perché nelle clip vedrete praticamente o parate assurde del portiere o gol. Ok, poi abbiamo 4 stelle piede debole, sia di destro che di sinistro, riuscirà semplicemente a segnarvi in tutti i modi. Magari di sinistro da fuori area pecca un pochino, comunque manderà nello specchio della porta, ma il portiere la parerà, anche se mi è capitato anche di segnare un gol di sinistro da al limite dell'area, quindi diciamo che tutto è buono, ecco, del tiro. Parliamo ora dei passaggi. Questo giocatore è semplicemente egoista, cioè ti rende egoista, non è egoista lui. Può
potrebbe tranquillamente fare i passaggi, ma come vediamo nei tratti è un giocatore secondo me molto molto egoista, nel senso che nel momento in cui tu lo hai ti viene voglia di dribblare tutti perché ha le potenzialità per farlo e quindi di andare in porta da solo solamente con lui. Quindi i passaggi, vi cito solamente i valori, abbiamo 95 di corti, 77, 75 di lunghi, abbiamo 98 di visione, 90 di cross e 98 di precisione su punizione. Quindi i passaggi anch'essi sono perfetti. Se vi dovesse capitare di impostare un'ala che sta correndo come, non sa, come se non ci fosse un domani, potrete tranquillamente impostare sia di destro che di sinistro che il passaggio andrà sempre a buon fine. Parliamo ora infine del fisico. Con 82 di elevazione e 98 di precisione di testa. Non è un giocatore per il quale ho amato il colpo di testa, infatti non è né tra i pro né tra i contro, ma comunque mi ha fatto un paio di gol di testa. Diciamo che è un giocatore che preferibilmente si serve o palla a terra o comunque con i lanci lunghi e non con i cross. Poi se vedete che l'ultima spiaggia, perché il vostro avversario vi lascia spazio sulle fasce, sono i cross, allora lì sì che potete tranquillamente andare a crossare qualche volta. Ve la metterà dentro anche perché ha una buona precisione, sì, ha un valore di 82 che probabilmente è il più basso insieme al passaggio lungo di Suarez che fa storcere un po' il naso anche perché è alto 1,81 m, ma comunque anche di testa. Nel momento in cui gli arriva giusta la palla riuscirà a finalizzare in rete. 90 di forza fisica, vi dico la verità, non sono riuscito a confrontarla perché è un giocatore che ha un cambio di passo così pazzesco, un dribbling così pazzesco che non mi è praticamente mai servita, ma comunque il valore di 90 rispecchia assolutamente quello che è in game, quindi è un valore anch'esso buono. 93 di aggressività, passa in secondo piano perché questi valori mentali, diciamo, non li so particolarmente analizzare. 99 di resistenza, dall'inizio alla fine avrà una stamina almeno di metà, diciamo, resistenza. Detto questo, nessun contro per Suarez. I pro li vedete: accelerazione, tiro, passaggio, le 4 stelle, agilità e colpo di testa. Questi sono i pro più tanti perché qua si parla davvero di perfezione, quindi non potete contro se non la difesa, ma non ci provo nemmeno a dargli un contro della difesa dato che è un attaccante, anche se ha 59 di contrasto in piedi per dire, ma comunque non ne parliamo proprio della difesa dato che è un attaccante. Il voto che gli do è 10. Perché è davvero un giocatore, se non proprio alla perfezione, al limite della perfezione, forse Ronaldo record breaker qualcosa in più perché ha le 5 stelle skill e ha un colpo di testa magari un po' più, è un po' più alto, quindi è più favorito nel colpo di testa. Detto questo, vi saluto, ditemi cosa ne pensate voi di Suarez, secondo me già la versione SIF era al limite della perfezione, questa è stata migliorata ulteriormente. Io vi saluto, ci sentiamo in un prossimo video, ciao a tutti.